sfondato sua fronte. Si è chiusa sulle note di Pica, la canzone di Van de Sfroos dedicata ai minatori di Frontale, la serata di domenica a Sondalo in difesa dell'ospedale Morelli. Prima tanti messaggi lanciati dal palco del campo sportivo, non solo dai sindaci, componenti e sostenitori del comitato, ma anche da politici di varia estrazione giunti in Alta Valle. La politica sanitaria della regione la critico da 20 anni, dice il deputato di Italia Viva Mauro Del Barba. Ingiusto mettere sotto processo solo Sertori. Sotto processo, dice, è un intero sistema politico e la proposta di sanità che è stata avanzata. Non importa per chi si vota, importa che tipo di politica pensiamo qui sul nostro territorio. Vi ho parlato Morbegno, Tirano, Chiavenna. Ora voi vi stringete a difendere qualche cosa che è prezioso per voi, la vostra salute, la sanità, ma è prezioso per tutti, perché Sondalo diventerà il simbolo della sanità di montagna. Noto confusione in giunta, ma anche in consiglio regionale, dice l'ex parlamentare della Lega Johnny Crosio, che si rivolge ai sindaci. Non sono soli questi 6 sindaci. Anche nel resto della provincia c'è qualcuno che si sta finalmente svegliando, sta finalmente capendo che la cosa così com'è impiantata non va bene e bisogna assolutamente reagire. Il sistema delle nostre valli alpine è delicatissimo dal punto di vista economico, sanitario, ambientale e chi più ne ha ne metta. Per cui non faccio una mia missione di difendere questo mondo e difendere il Morelli è una parte essenziale della difesa del vostro mondo. Dalla regione presenti la consigliera valtellinese della Lega Simona Pedrazzi, a cui il pubblico non ha risparmiato qualche fischio, e il vicepresidente del Consiglio Carlo Borghetti del PD. Se questo è il campo di battaglia e ci sono gli elementi utili, chiaramente io sarò qua a battagliare assieme a voi. Però permettetemi anche di dire che qualora dovessero sorgere degli elementi, e mi rivolgo soprattutto agli amministratori, ci dovrà essere un motivo, magari un momento di confronto, perché io sono sicura che siamo tutti un grande popolo, proprio valtellinese ha saputo affrontare tante battaglie e anche questa la porteremo a casa. Non è soltanto un luogo dove ci si cura il Morelli, è anche un anello importantissimo di una catena che è quella della sanità, ma anche la catena del turismo e dell'economia. C'è un sistema intero che ruota intorno a un ospedale come questo e dare un colpo al Morelli significa dare un colpo al turismo in questa regione e quindi un colpo all'economia.